Benvenuti in un nuovo video unboxing. Allora, raga, scusatemi per la lucidità, ma raga, non avete idea stamattina quante cose io sto facendo. Infatti no, quella luce di là è accesa, ma non si vede bene perché di qua ho dovuto mettere il mega scatolone che, raga, mamma mia, se vedete come sta, che se per sbaglio cade io muoio proprio come sto, perché ragazzi, proprio in pendenza. Ah, vabbè, ho fatto un mega ordine sul supplement. Allora, prima di fare questo video voglio specificare una cosa, perché altrimenti poi sì, ma quanti ordini stai facendo ultimamente? Bla 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 bla. Allora, raga, io sinceramente ho preso queste cose per recensirvele, per fare altri video, quindi non è che io faccio là, ok, me le tengo io. No, raga, io le ho prese comunque anche per darvi una recensione. Ho preso tutte le novità, tra cui alcune di queste novità, come oggi vi registrerò anche un mukbang, quindi raga, così ho in canotta per forza perché si muore. E come sempre, io sul supplement avete il mio codice sconto che è Giulia010. Io inizio subito prima che io mi sciolgo. Allora, la prima cosa che vedo sono proprio loro, ed è il panito senza glutine, probios, vabbè, biologico dal 1978, panino per burger, senza glutine, fonte di fibre, senza latte. Quindi sono due pezzi. Lo proveremo insieme e poi ovviamente nel video mukbang vi darò tutti i dettagli. Mi piace questa cosa che hanno fatto, veramente mi piace tantissimo. Poi ho preso altre due novità, tutte un pochino schiacciate, ma vabbè, non fa niente, della Biotech USA Protein Chips, gusto barbecue, sono le nuove patatine, e gusto paprika, adoro. Anche queste le vedremo insieme. Fa caldo, mi sto sciogliendo. Na 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 na. Poi omaggino, questo qui Black Blob, cola. Io tutte queste cose le devo provare ancora, raga, ma ok? Grazie mille per l'omaggino. Poi ho preso un po' di barrette un po' sciolte, ma si possono ancora mangiare. Sono della Biotech USA, ragazzi, vi arrivano un po' sciolte queste barrette, queste o anche altre, mettetele in frigo che si ricompattano. Infatti io le andrò a mettere. Della Biotech USA, io ho provato le proteine e non mi piacciono, quindi speriamo bene, confido in voi. Questo qui è gusto cookies and cream, ovviamente vi realizzerò un video a parte. Poi salted caramel, questa qui mi ispira tantissimo, ok, ce ne sono altre due. Questa qui, raga, al pistacchio, boh, speriamo bene. E quest'altra qui è peanut butter, i colori sono spettacolari. Poi ho preso anche i wafer, che anche di questo vi farò un altro video. Mi ispirano tantissimo, sempre della Biotech USA. Uno è mocha, sì, e uno è vaniglia. Mocha che è caffè, boh. Poi ho preso un altro prodotto, che anche questo lo vedremo in un video mukbang. Sì, sono piccolini, però mi ispirano troppo. Sono delle focacce, se è scritto focaccia, vabbè, focaccia senza glutine, ricco di fibre, senza latte, con farina di semi di lino, panito. È sempre lo stesso marchio. Sì, eccolo qui. Raga, non vedo l'ora. Mi ispirano troppo questi prodotti, perché è bello anche dare una recensione anche per persone che comunque sono intolleranti al glutine. Quindi mi piace questa cosa, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, sì, io non sopporto manco più i capelli. Ho preso un altro pacco di questo qui perché vi avevo detto la mia intenzione. Se vi siete persi lo scorso unboxing, andatelo a vedere. Della San Martino. Non cadere, ma allora, raga, mi sono messa paura. La mia faccia penso che è stata epica. Della San Martino, che sono gusta di la vita, vabbè, lo slogan, miscela per torte e biscotti, almeno all'incirca 700-800 grammi di preparato, in più quell'altro lì, da realizzare varie ricette. Quindi l'ho voluto prendere. C'è anche questa nuova tipologia. Sto scherzando, cavolo. Cioè, raga, io non potevo non prenderli. Questi qui li proveremo in qualche vlog. Sì, non so, c'è manco più vlog. O in qualche video. Sto capello riccio. O in qualche video su Instagram. Sono questi biscotti altri cereali. Sono sempre senza glutine.
Giusto, sì, gluten free. Beh, raga, mi piace questa cosa, mi piace. Senza glutine, no perché io sono intollerante, ma perché posso capire una persona che fa acquisti e dice, ma per me che non ci sta niente, invece trovare tutte queste cose è sfizioso. Ho voluto prendere questi biscotti con grano saraceno, carote e mandorle. Mia mamma fa una torta di carote e mandorle che è la fine del mondo, quindi quando le ho prese ho detto, no, vabbè, io le devo provare. Non cadete, Maro, vi prego. Allora, perché non mi segui su Instagram? Che state aspettando a seguire? Mi dovete seguire se non mi seguite su Instagram. Per il semplice motivo perché io ho bisogno di voi. E ho bisogno di voi, ho bisogno dei vostri consigli, ho bisogno dei vostri consigli sulle challenge, sui prodotti da acquistare. Infatti, chi ha votato, speriamo che ci sono i gusti vostri che avete scelto. Praticamente vi ho fatto un sondaggio e vi ho messo prima la lista di tutti i gusti di farine, di fiocchi, di BPR e poi io dai più votati, voi sceglievate e io dai più votati prendevo quelli. Infatti io e mia sorella ci siamo divertiti tantissimo a fare la classifica con tutti i gusti e io dicevo metti cocco, metti vaniglia, metti di qua, cioè ragazzi ci siamo divertiti tantissimo. Infatti ci piace troppo, mia sorella poi sta sempre con me a fare queste cose. E quindi vi faccio vedere alla fine i vincitori. Ovviamente vi farò dei video assaggi tra fiocchi e farine perché so che vi può essere molto utile. Soprattutto ultimamente mi chiedete sempre di BPR. Giulia, mi hai provato questo? Giulia, mi hai provato quello? Quindi, raga, penso che sia un'ottima idea. Allora, ho preso questi fiocchi d'avena gusto cioccolato e cocco. Cioè, raga, io non vedo l'ora. Io non vedo l'ora, sì, sempre rumori, io non vedo l'ora di provarlo, quindi l'ho preso. Poi, mamma mia, ho paura che cade tutto. Allora, ho preso farina d'avena, questa qui gusto peanut butter, ma raga, io speravo. Infatti io quando ho fatto anche io il mio voto, che ho dato il voto ai prodotti che volevo provare, ho messo la crocetta anche su peanut butter, infatti ho fatto pure vicino a mia sorella, vota pure tu, vota! Peanut butter. Peanut butter, cioè raga mi ispira tantissimo. Poi ho voluto prendere cioè raga questo è stato proprio i fiocchi d'avena, questo gusto è super decantato, quindi felice di provarlo ed è il bianco choc. Non lo so, mi ispira troppo. Poi ho preso 3 e 3, ovviamente poi ne prenderò anche altri perché li devo provare tutti. Questa farina d'avena mandorlacchio, mandorle e pistacchio. E quindi raga, la devo provare. Poi andiamo avanti. Allora, raga, io speravo in lui. Pistacchio, pistacchio, pistacchio. Non lo so. Ah, comunque vi voglio dare anche un consiglio, perché io ho illuminato una ragazza che ha detto no, ma veramente posso farlo? Sì, io. Allora, mo voi mi direte, vabbè, ma che hai scoperto l'acqua calda? No. È giusto un consiglio che vi voglio dare, proprio perché ho visto la curiosità di questa ragazza e ho detto no, vabbè, la voglio dire questa cosa. Praticamente ragazzi, se vi piace un gusto, io tipo tanto, non ho molti fiocchi, però avvio i fiocchi, sono sincera, non li utilizzo, perché comunque il porridge che faccio io, non avendo le proteine, gusto naturale, mi viene un porridge un po' comunque privo di proteine, quindi tra pancake e porridge vado sempre a preferire il pancake che di solito ha sempre una quota proteica in più, metto l'albume, metto il latte, quindi un po' così. Quindi raga, se tipo avete, che ne so, vi piace pistacchio pistacchio, ma non avete una farina a pistacchio, potete tranquillamente anche frullarli i fiocchi. Infatti io di alcuni gusti comunque pure per smaltire i fiocchi sicuramente farò così. Poi, ovviamente fino a quando non mi decido a comprare un pacco di proteine, un pacco di proteine naturali. E l'ultimo gusto, farina a vaniglia. Gusto vaniglia, quindi devo dire la verità che sono sommersa, sommersa da fiocchi e farine. Poi ho preso, cioè raga, l'oro. Anche queste qui sono senza glutine, cioè raga, io adoro. Ma poi guardate com'è bella questa pizza. Ovviamente la proveremo insieme perché io sono troppo curiosa. La vedo pure bella. Bella, bella, bella. Cioè, ragazzi, secondo me le persone intollerate, cioè le persone che non possono mangiare glutine, quando hanno visto questi prodotti, secondo me sono impazzite. Io sono impazzita e il glutine lo posso mangiare, quindi per dirvi. Rieccomi. Allora, raga, io sinceramente non ricordo.
di aver preso questa, però può darsi pure. No, no, l'ho presa io, sì. Nocco. Faccio prima a dire così, nocco, gusto ananas. Ma raga, ma quanto sono belle queste lattine, ma ne vogliamo parlare? Cioè, raga, sono troppo belle. E comunque è una bevanda, contiene pure amminoacidi, gusto ananas, no carboidrati, caffeina, senza zucchero. Cioè, raga, ma il packaging, cioè solo per il packaging. E poi ho preso una chicca che finalmente vi posso fare il video di tutte le gonads, cioè le novità, perché a me manca solo la dark. Appettate, in fondo al pacco c'è una cosa schiacciata. Allora, ma poi dicelo, cioè a dire il bello, parliamo in italiano, a dire il bello sono tutte a base di cioccolato bianco. Quindi, io le adoro. Allora, questo qui è white, cioccolato gusto, cioccolato bianco. Lo so che state aspettando la mia recensione, arriva, arriva. Cioccolato bianco e cocco e cioccolato bianco e mandorla. Sapete che a me la combinazione cioccolato e cocco e mandorla con il cioccolato bianco, cioè raga, a me fa impazzire. E infine, muovo carré, tanto sei vuoto. E infine ho preso un altro protein. Tu dici, sì Giulia, ma tu stai comprando solo pancake. Ma ci vuoi fare il video? Raga, adesso ve lo posso fare perché ho tutti i gusti di pancake. Questo qui è gusto pesca, marmellata a pesca. Raga, quindi vi posso fare finalmente anche io il video dei pancake. Ce li ho tutti, tutti li ho presi. E quindi raga, scusatemi se oggi mi avete trovato anche un po' pazza, un po' così, ma non lo so, oggi io quando faccio tante cose, io non lo so, più sto incasinata e più sto contenta. Non lo so, perché mi sento produttiva e quindi sto bene. Vediamo chi mette a posto, io? No. C'è mia sorella che mi aiuta, non mi posso lamentare. E quindi niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, penso che per un po' non vedrete più unboxing col supplement. Come dovrei metterlo proprio per iscritto? Sì. Ma che va, sgridatemi, non vedrete più unboxing col supplement perché preparatevi alle tantissime ricette, preparatevi alle tantissime recensioni che ci saranno sul canale. Io a volte mi scuso se faccio sempre o video assaggi o infatti sto cercando un po' di alternarvi tra challenge, tra mukbang, tra video su tra la spesa, tra assaggi, ma raga, veramente mettetevi anche nei miei panni, ci sono tantissimi prodotti da provare e so che a voi piacciono quei video, quindi io per questo continuo e penso sia anche utile a volte, non lo so, ricercate un po' sul canale, trovate e vedete proprio il video proprio dove testiamo, proviamo insieme. Secondo me è una bella cosa. E niente, ragazzi, adesso non mi voglio dilungare in chiacchiere, che tra poco vi devo andare a registrare il video mukbang, e ovviamente mi devo cambiare perché non mi posso far vedere sempre con la stessa maglia. E quindi niente, ragazzi, io vi abbandono, altrimenti qua invece di un unboxing diventa un vlog. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi va, ovviamente lasciate un pollice in su. Seguitemi su Instagram perché ho bisogno di voi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!